Ciao a tutti, eccoci che in questo video andremo a individuare quali sono le equazioni degli asintoti di una funzione data. E quindi in pratica quando si dice trova un asintoto, significa che noi dobbiamo determinare la sua equazione. Infatti un asintoto lo si può definire come delle rette, sono rette che non verranno mai intersecate dalla funzione data. Precisamente l'asintoto verticale, l'asintoto orizzontale e l'asintoto obliquo. È ben importante sapere che ogni tipologia di retta ha un'equazione specifica. L'equazione corrispondente all'asintoto verticale sarà del tipo x uguale a un valore costante x0 da trovare. Nel secondo caso, l'equazione dell'asintoto orizzontale sarà del tipo y uguale ad un valore y0 numerico che noi dovremo trovare. Nel terzo caso, l'asintoto obliquo avrà equazione proprio tipica dell'equazione generica nel piano, y uguale a mx più q, dove m e dove q saranno due valori ben precisi che noi dovremo trovare. Come? È importante sapere come si trovano i valori di questi quattro parametri, x0, y0, m e q. Vi rispondo subito. Bene, il valore dell'asintoto verticale x0 si trova guardando come suggerimento il dominio. Se nel dominio ci saranno dei valori esclusi, tipo x diverso da x0, ecco, questo x0 sarà l'inizio del calcolo che noi faremo. Per trovare l'asintoto orizzontale, invece, sempre e solo si calcola il limite della funzione quando x tende ad un valore enorme più infinito oppure piccolissimo meno infinito. L'asintoto obliquo invece per trovare m e q bisogna trovare precisamente con delle formule che bisogna imparare a memoria. Non sono difficili, ma obbligatorio saperle a memoria. Facciamo subito quindi un primo esercizio sugli asintoti verticali per capire come lavorare. Nel primo esempio che andiamo a risolvere per cercare le equazioni di eventuali asintoti verticali parte da una funzione che è un polinomio. Essa non contiene né frazioni, non contiene irrazionali e non contiene logaritmi, perciò il dominio coincide con tutto l'insieme dei numeri reali. Non devo togliere nessun valore perché non ho nessuna delle tre situazioni descritte: frazioni, radici, logaritmi. Conclusione. Poiché il dominio non esclude alcun valore per le ascisse, ecco che allora noi concludiamo che non esistono asintoti verticali per questa funzione. Passiamo quindi adesso al secondo esempio. Poiché in questa funzione abbiamo un denominatore, ecco che il dominio della nostra funzione ci dice che da tutto l'insieme di R noi dobbiamo togliere il valore 2. Lo possiamo scrivere in quel modo oppure lo possiamo scrivere anche in questa seconda modalità. Ecco che quindi, essendo 2 un valore che non posso utilizzare per la mia x perché non esiste y pari a f di 2, perché se io volessi trovare la y sostituendo il valore 2 dovrei fare 3 più 2 fratto 2 meno 2 e quindi otterrei 5 fratto 0 che sappiamo essere impossibile. Quando ci sono dei valori che sono esclusi, noi possiamo andare a studiare il valore al limite della funzione. Quando x tende a 2 per la funzione 3 più x fratto x meno 2, anzi, possiamo vedere di studiarlo quando la x tende a 2 più e poi successivamente quando la x tende a 2 meno. Al numeratore la quantità tende al valore 5. Al denominatore la quantità tende a uno zero positivo, il loro rapporto fa più infinito. Ottimo. Quando noi abbiamo come risposta che il limite è pari ad un valore infinito, allora sì, in questo caso esiste l'asintoto destro perché 2 più indica dei valori più grandi del valore 2. Quindi, dopo aver trovato questo primo valore di limite, andiamo a calcolare la stessa cosa quando x tenderà a 2 meno. Al numeratore la quantità tende sempre al valore 5, mentre al denominatore
2 meno equivale a una quantità che potremmo immaginarci corrispondente a 1,9 e quindi sarà uno zero negativo. Il rapporto al limite mi dà il valore meno infinito e quindi anche a sinistra esiste l'asintoto verticale. Raffiguriamo in un grafico molto veloce, quando la x tende, come vediamo, a 2 meno, il limite è uguale a meno infinito e quindi lo posso raffigurare così. Prima invece, quando la x tendeva a 2 più, il valore era corrispondente a più infinito. Quindi possiamo dire che abbiamo trovato l'asintoto orizzontale e verticale di equazione x uguale a 2. E la risposta è conclusa. Passiamo ora al terzo esempio. In questo terzo esercizio, la ricerca dell'asintoto verticale ci mostrerà una sorpresa. Guardiamo la nostra funzione, vediamo che ha un denominatore e quindi vediamo subito che il dominio corrisponde a tutto l'insieme dei numeri reali R tranne il valore meno 5. Possiamo anche scriverlo nell'altro modo, x diverso da meno 5. Ecco che quindi che non appena noi abbiamo un valore escluso, andiamo subito a calcolare cosa succede alla nostra funzione quando x tende proprio a questo valore. La funzione, scusate, corretto, è x alla seconda meno 25, tutto fratto x più 5, quindi ho corretto, mi era scappato la cifra sbagliata, quindi x alla seconda meno 25. Questo è molto importante perché noi vediamo che al numeratore, sostituendo il valore posto per la x, avremo 0 al numeratore e 0 al denominatore, che è una delle classiche forme indeterminate. In questo caso noi sappiamo che quando abbiamo 0 su 0 noi dobbiamo scomporre in fattori primi. Perciò memorizzate questa procedura. 0 su 0 equivale a dover scomporre in fattori primi la funzione. Appare subito molto evidente che abbiamo un fattore x più 5 identico sopra e sotto e quindi quando andiamo a rifare il calcolo otterremo che il valore del limite sarà uguale a meno 10. Poiché non abbiamo ottenuto un valore infinito, bensì abbiamo ottenuto un valore finito corrispondente a meno 10, allora non esisterà l'asintoto verticale. In conclusione, se dal dominio di una funzione abbiamo l'esclusione di alcuni valori, allora per ognuno di questi valori esclusi andiamo a calcolare il valore del limite per x che tende al valore escluso. Se il risultato di questo limite sarà uguale ad un valore infinito, allora significa che x uguale a x1, l'x1 utilizzato dal nostro dominio, sarà l'equazione dell'asintoto verticale. Ma invece se il limite della funzione, quando x tende a x2, cioè valore escluso dal dominio, fosse uguale ad un valore finito, allora non esisterà l'asintoto verticale per questa funzione. Iniziamo con questo primo esercizio. Abbiamo una funzione fratta, perciò il nostro dominio sarà costituito da tutto l'insieme dei reali tranne due valori, più un mezzo e meno un mezzo, che possiamo scrivere anche in questa seconda modalità. Per l'asintoto orizzontale, noi dobbiamo sempre e solo calcolare il limite. Quando x tende ad infinito, andiamo ad inserire il valore infinito al posto della x e vediamo che arriviamo ad una forma indeterminata del tipo infinito su infinito. A questo punto, in realtà, questa forma indeterminata è molto semplice perché vediamo che il grado del numeratore e il grado del denominatore sono uguali. Sappiamo ormai in modo veloce che il risultato di questo calcolo corrisponde al rapporto tra i coefficienti dei monomi di grado massimo, cioè uguale a 3 quarti. L'equazione dell'asintoto orizzontale perciò è data da y uguale a 3 quarti. In questo secondo esempio vediamo che la nostra equazione fratta, quindi con dominio che dice che x non può assumere valore 0, vediamo che il grado del numeratore e il grado del denominatore non sono più uguali, perciò essendo all'infinito il grado maggiore, sappiamo che il risultato di questo calcolo darà valore 0. Perciò l'asintoto orizzontale avrà questa equazione y uguale a 0.
Ma non sempre si può trovare l'equazione dell'asintota orizzontale. Infatti, nel terzo esempio vedremo una funzione fratta che non avrà limite finito, avrà un limite infinito. Vediamolo subito. Visto il dominio che dice x è diverso da meno 3, a questo punto, quindi il dominio in realtà non ci serve per l'asintoto orizzontale, non ci serve direttamente, ci servirà per vedere se ha senso poter calcolare il limite quando la x tende a dei valori grandissimi, più infinito oppure meno infinito. Nel quarto esempio, quindi qua siamo nell'esempio 2c, nel quarto esempio vedremo che non avrà senso, guardando il dominio, calcolare l'asintota orizzontale. Procediamo quindi con il calcolo, che in virtù del fatto che il grado maggiore si trova il numeratore, mi dirà che il valore del limite sarà infinito. Quindi a questo punto, poiché il valore del limite per x che tende a infinito è uguale ad infinito, allora scriviamo che non esiste. Vediamo il quarto esempio, che è uguale a una funzione irrazionale. Scriviamo quindi il dominio che, risolvendo il radicando maggiore o uguale a 0, ci dice che la x sarà compresa uguale tra meno 2 e più 2. E quindi, non potendo esistere il limite di una funzione quando x tende a infinito, visto che il dominio è ristretto tra meno 2 e più 2, ecco che allora in questo caso possiamo concludere che non esiste l'asintota orizzontale. Quindi, quando è impossibile calcolare x che tende a infinito perché il dominio è ristretto, allora avvertiamo, scriviamo che non esiste l'asintota orizzontale. Facciamo quindi adesso un piccolo, diciamo una piccola mappa riassuntiva. Riassumiamo la situazione descritta prima dicendo che l'asintota orizzontale ha due possibilità, esiste oppure non esiste. Nel primo caso l'asintoto orizzontale esiste se il limite della nostra funzione calcolata quando x si avvicina, tende ad infinito, è uguale a un valore finito, un valore numerico ben preciso, perciò possiamo anche dire che y uguale a questo valore che abbiamo trovato sarà l'equazione dell'asintota orizzontale. Invece possiamo dire che l'asintota orizzontale non esiste in queste due situazioni. La prima è quando il limite per x che tende a infinito della funzione è uguale ad infinito e quindi già con questo diciamo che non esiste. Nel secondo caso è quando il dominio e diciamo è formata da un dominio ristretto, da un intervallo ristretto, quando la x è minore o minore o uguale, compresa tra a e b, e quindi è impossibile calcolare x che tende a infinito. Vediamo ora il terzo asintoto, quello obliquo. L'asintoto orizzontale è uguale, non esiste. Quando il limite della nostra funzione è uguale ad infinito, ecco che allora noi andiamo a calcolare, diciamo, i due parametri m e q. Perché una volta individuato il valore di m e il valore di q, allora potremo scrivere l'equazione y uguale mx più q, che è l'equazione di una retta che corrisponde all'asintoto obliquo. Come si trova m e come si trova q? Entrambi sono il risultato di un calcolo di limite. Entrambi si calcolano quando la x tende a infinito, più o meno, dipenderà dal nostro esercizio. Entrambi sono calcolati sulla funzione data opportunamente trasformata, ossia il valore del coefficiente angolare m della nostra retta che dovremo trovare è il limite della funzione x divisa per x. Se questo valore sarà appunto un valore finito, allora questo valore mi permetterà di andare a calcolare anche il Q della retta, l'intercetta. La formula sarà ovviamente diversa. Il limite per x che tende a infinito di che cosa? Della nostra funzione opportunamente trasformata da una differenza. Il secondo termine è m per x, quindi il valore di m mi serve perché andrà ad essere inserito in questo secondo termine. Con un esempio, e se questo valore sarà finito, quindi un valore numerico, allora ecco che il nostro asintoto sarà bello che trovato.
Facciamo quindi l'ultimo esempio. Ecco la nostra funzione, che ha come dominio l'insieme dei valori dell'insieme R. Ecco, ho tolto il quadrato perché non è sbagliato, mi confondevo con il dominio a due dimensioni, invece in questo caso il dominio è solo sulla X, quindi l'insieme R tranne i due valori più o meno 1. Lo possiamo scrivere anche come x diverso da più o meno 1. Quindi scriverlo in questo modo oppure scriverlo in questo altro modo sono, diciamo, sinonimi della stessa situazione. Ma noi adesso, per trovare l'asintoto obliquo, facciamo prima il calcolo dell'asintoto orizzontale, perché l'asintoto obliquo si calcola sempre e solo se l'asintoto orizzontale non esiste. Infatti, andando a calcolare il limite per x che tende infinito, sapendo che otteniamo una forma indeterminata, infinito al numeratore diviso un infinito al denominatore, allora sappiamo che con la regola dei gradi vediamo che il grado maggiore è sul numeratore e quindi possiamo dire che il limite della nostra funzione quando x tende a infinito è uguale ad infinito. Ecco, l'asintoto orizzontale non esiste. Ecco che quindi andiamo a calcolare, se lo troveremo, l'asintoto obliquo. Cerchiamo m, usiamo la formula e quindi vediamo che arriviamo ad avere sempre una forma indeterminata con infinito al numeratore e infinito al denominatore. Ma moltiplicando questi due termini, vediamo che il grado sotto diventa grado 3, esattamente come sopra. Perciò possiamo fare con la regola veloce della forma indeterminata, facciamo un rapporto tra il coefficiente della x di grado 3 al numeratore con 1, il coefficiente della x di grado 3 al denominatore. Bene, m è un numero finito e quindi possiamo proseguire cercando q. Il limite della differenza tra la funzione meno mx va opportunamente sviluppato. Io ora cancellerò la pagina per scrivere un po' più chiaramente, così vedete meglio lo sviluppo. E vedrete che questa sarà una procedura costante, sempre fare il minimo comune multiplo, perché infatti spesso capiterà che due monomi opposti si semplifichino. E quindi, rifacendo il calcolo, sempre trovando la forma indeterminata infinito su infinito, noi vedremo che in questo caso invece il grado maggiore sarà il denominatore e quindi 0 sarà il valore finale del limite. In questo caso possiamo quindi concludere che, visto che il valore m era risultato pari a 2 e questo corrisponde al coefficiente angolare della retta che cerchiamo, poiché q è un valore finito pari a 0 e questo è il valore dell'intercetta, ecco che allora l'equazione che noi stavamo cercando per il nostro asintoto obliquo, che quindi ricordo è mx più q, nel caso specifico diventa 2x più 0, quindi 2x. Ecco risolto il nostro problema. Chiudo questo video con un piccolo monito. Attenzione! Se il grado della vostra equazione fratta al numeratore ha una quantità che differisce dal grado del denominatore per più di una unità, allora in questo caso non esisterà l'asintoto obliquo. Infatti, la nostra forma indeterminata infinito su infinito non si risolve calcolando m, perché il grado 5 del numeratore risulterà sempre superiore al grado del denominatore, che aumenterà solo di un'unità. Al numeratore il grado è 5, al denominatore il grado è 2, perciò per la regola dei gradi il nostro limite sarà uguale a infinito. Il nostro problema si chiude qua. Se m è un valore non definito, non ha senso neanche andare a calcolare il valore di q, perciò in questo caso possiamo scrivere che non esiste l'asintoto obliquo. Vi ringrazio per la grandissima pazienza per aver guardato tutto questo video, ma almeno avete imparato tutto quello che c'è da sapere sulla ricerca dei tre possibili asintoti per una funzione. Buon lavoro a tutti!